Per cominciare vorrei ricordarvi che io ho avuto la fortuna di fare 44 anni di attività didattica all'università, prima di Torino e poi di Padova. Ma ho terminato esattamente 10 anni fa, quindi l'ultima lezione normale l'ho fatta 10 anni fa e oggi devo fare circa una lezione normale. Quindi è intervenuto sicuramente un po' di ruggine, di questo io vi chiedo venia fin d'ora. E nello stesso tempo però vi prego, nel momento in cui abbiate qualcosa di poco chiaro, qualche curiosità, alzate il ditino, interrompetemi e fate la domanda. Oppure prendete nota e se è un argomento più vasto, la domanda la fate alla fine. Ma soprattutto se c'è qualcosa che non è chiaro, fermatemi e io cercherò di spiegarlo. Il titolo è abbastanza intrigante, a mio avviso, e io cercherò in parte di seguirlo, ricordando che lo sviluppo dell'uomo è stato possibile, leggo quello che potete leggere anche voi, grazie alla capacità di saper utilizzare sempre più efficacemente la pietra. La pietra è un materiale che ha svariate utilizzazioni. Geologia si parla di rocce, generalmente non di pietre. Vi saranno altri colleghi, altre conferenze che parleranno dei costituenti delle rocce, i minerali, il professor Mottana che è presente, e poi i metalli, artioli e altri. Vedete poi il programma qui. L'uomo habilis ha imparato a usare la pietra. E vediamo parecchie di quelle che sono i monumenti del Paleolitico, del Neolitico. In particolare ho voluto riportarvi due stele megalitiche, ritrovate una a Sion in Vallese, in Svizzera, e l'altra ad Aosta, che hanno 6.000 anni circa. Sono stele antropomorfe, incise, dimensioni vedete oltre i 2 metri, è di particolare interesse per gli archeologi. Ma la pietra è stata anche utilizzata, almeno dicono, ma non è sicuro, nel tentativo di costruire delle ruote di pietra e naturalmente c'erano coloro già allora che rifiutavano l'innovazione. Importantissima la pietra, ad esempio, per la stele di Rosetta. La pietra, e cominciamo a dare qualche nozione di litologia, è una granodiorite. La granodiorite è una roccia magmatica, una roccia intrusiva cristallizzata in profondità, diciamo che è la sorella del granito, un pochettino più scura. Senza questa pietra, io sono già andato avanti, andiamo indietro, senza questa pietra non avrebbero decifrato i geroglifici egizi. E grazie qui alla traduzione in un egiziano antico che è il demotico in greco. Altro materiale importante è il mattone, utile per no, i primi tentativi di scrittura. Io continuo a sbagliare e manovrare questo aggeggio. Qui avete una tavoletta d'argilla secca con la scrittura cuneiforme di Babilonia, dei Sumeri, e vediamo un po' di esempi di grandi costruzioni in mattoni da quelle romane. Ce n'è quante ne volete, voi lo sapete meglio di me, San Vitale a Ravenna, ma abbiamo anche costruzioni in mattoni di vario tipo in Marocco, in Yemen, e qui la Basilica di Sant'Antonio, vengo da Padova, ve l'ho messa, ricordando che la pianta e i due campanili ricordano molto la chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli. Ma il trionfo della pietra come materiale della costruzione l'abbiamo con gli Egizi, con la costruzione delle gigantesche piramidi che sono fatte di grandi blocchi di un calcare nummulitico, un calcare fossilifero. Troverete notizie sulla paleontologia nella bella conferenza che ha fatto la collega Elisabetta Erba, che sarà poi messa in rete, e blocchi di calcare nummulitico, una pietra abbastanza facile da tagliare, da rompere, un po' come il travertino
romano, rivestita però per proteggerlo e anche a fini estetici, io credo, da un calcare bianco. Qui vedete un dettaglio della copertura, e poi altre grandi opere murarie. Io ho ricordato, l'elenco finirebbe mai più, ho ricordato Machu Picchu in Perù, degli Aztechi e i Maya. Su Machu Picchu si può ricordare una cosa abbastanza interessante, che anche se si tratta di un'interpretazione verosimilmente ragionevole, voi vedete un dettaglio delle grandi murature, sono costruite in blocchi di granito, quindi roccia intrusiva, plutonica, e voi vedete che i blocchi sono giustapposti senza essere sigillati da malta, da cemento. Questo perché? Perché la zona è fortemente sismica, voi vedete una ricostruzione geologica strutturale, la zona di Machu Picchu è su questo blocco prismatico, naturalmente di dimensioni plurichilometriche, ribassato da due fratture, da due faglie, e la zona è fortemente sismica. Cosa fanno i blocchi quando c'è la sollecitazione del terremoto? Si muovono, ballano, ma finita la scossa, ritornano nella posizione di equilibrio iniziale. Mentre se fossero stati sigillati da malta o da altro legante, questo si sarebbe rotto e naturalmente la costruzione ne avrebbe risentito. Naturalmente il marmo, sì. Dimmi, ormai. Il marmo trova la massima espressione nell'architettura e nella scultura greca e possiamo ricordare, facendo sempre avanti e indietro, cos'è il marmo. Ci sono due definizioni di marmo, uno commerciale, la pietra da costruzione. Voi troverete sovente scritto cartelloni, pubblicità o in rete, marmi e graniti. In senso commerciale, il marmo è qualsiasi pietra che può essere lucidata ed usata per pavimenti, rivestimenti, eccetera. In termini petrografici, e il collega Mottana mi tirerà le orecchie se sbaglio, è un calcare, quindi una roccia carbonatica che può avere origini diverse, ricristallizzato. Cioè, portato a una certa profondità dove pressione e temperatura hanno consentito la ricristallizzazione della roccia. In sostanza, una roccia più compatta, generalmente più solida, più robusta. E qui vediamo alcuni esempi sublimi dell'arte greca. Naturalmente, passando di nuovo al mattone, ricordiamo alcuni dei fenomenali anfiteatri costruiti in giro per il mondo dai greci e dai romani. Tornando ai marmi, quelli di Roma li conoscete ovviamente meglio di me, anche se a volte uno conosce il resto del mondo e meno quello che c'è attorno a casa. Quello che vale la pena ricordare è la cupola straordinaria del Pantheon, che è fatta in lastre di una materiale vulcanico con malta pozzolanica, così è chiamato, che si mantiene in equilibrio senza avere particolari leganti tipo il ferro del cemento armato e così via. Quindi un'opera di ingegneria strutturale di grande rilievo. Marmo di Carrara, il marmo statuario che in Michelangelo ha trovato l'espressione più elevata. Vedete soltanto qui il marmo che viene tagliato, viene segato secondo piani di taglio preferenziali. Un altro esempio con materiali di tipo diverso, vediamo la chiesa di Santa Croce che inizialmente era romanica ed era costruita da blocchi di una arenaria. Cos'è la arenaria? È una sabbia cementata. Quindi un materiale duro, ma non durissimo, che si può facilmente
tagliare in blocchi, è chiamata pietraforte, il termine locale, e che poi nell'Ottocento ha avuto un restyling di tipo neogotico con l'applicazione sulla facciata del marmo bianco di Carrara. Poi vedete questi filetti rossi e la scaglia rossa toscana, poi c'è anche del verde che in questa immagine non si vede a causa del dettaglio insufficiente. Marmo bianco, il Duomo romanico di Pisa, il campanile di Giotto, chiamato marmo bianco come la neve, da quanto bello era, e passando invece a un marmo un po' sul beige, il vostro Vittoriano, che ha distrutto un vecchio rione della Roma antica per la costruzione, proviene il marmo chiamato Botticino da una cava presso Brescia. Ultimo esempio di utilizzazione della pietra come materiale da costruzione antica è il Duomo di Milano, un duomo con l'architettura gotica caratteristica. Qui vedete dei dettagli delle guglie. Realizzato in un marmo di età siluriana-ordoviciana, andiamo verso i 400 milioni di anni, quindi è molto antico, però è stato ricristallizzato, era un calcare dolomitico, è un po' di magnesio dentro, è stato ricristallizzato circa 300 milioni di anni fa, per tenere dei numeri abbastanza semplici. Ed è una roccia cristallina, compatta, di un bellissimo colore rosa, che venne calato dalla cava. Questa è la cava, vedete che dimensioni ha, è stata ristrutturata perché tendeva a crollare. Si trova a 700 metri sopra il fondovalle, siamo nella valle della Toce, in Val d'Ossola, Piemonte settentrionale. I blocchi venivano calati fino al fiume Toce, caricati su delle zattere, andavano al Lago Maggiore, poi Ticino, Canale Milano. Con l'antropocene, che è un periodo molto discusso riferito all'attività dell'uomo sull'ambiente, la pietra, e qui concludiamo questo discorso preliminare, la pietra con la rivoluzione industriale è sempre indispensabile, anche se è meno evidente, anche se naturalmente il marmo industriale viene sempre utilizzato, ma in prevalenza la pietra viene usata come calcestruzzo, come inerte, cioè materiale dentro il calcestruzzo e cemento armato, naturalmente, che è la materia prima fondamentale per costruire grattacieli e così via, e anche i viadotti, ma io ho voluto mettere a confronto una costruzione che sfida 2000 anni di storia, fatta dai romani, un acquedotto, uno dei tanti fantastici acquedotti. Quindi forse meglio la pietra che il calcestruzzo. Questo è un po' il quadro che io ho voluto fare, riallacciandomi al titolo che mi chiedeva di parlarvi delle rocce. Abbiamo parlato delle rocce come materiale da costruzione nobile, le sculture, l'architettura oppure industriale. Ora però vediamo le rocce nella geologia. E le rocce nella geologia sono importanti perché contengono un archivio prezioso di informazioni su come si sono evoluti il clima, gli ambienti naturali e la storia geologica della Terra. E qui lasciatemi leggere, perché è un concetto che voglio che sia chiaro: le scienze geologiche hanno il privilegio di decifrare la vita della Terra, svelando ciò che può sembrare nascosto. Ma è scritto chiaramente nel libro delle rocce, se lo si sa leggere con umiltà e competenza. Una carta geologica, ad esempio, questa è una carta delle Alpi, qui vedete la visione dal satellite della stessa zona, è una rappresentazione sintetica delle informazioni che lunghe ricerche sul terreno e in laboratorio, se qualcuno di voi farà geologia, avrà sicuramente la gioia di poter andare a spasso, andare in giro, andare in montagna, oppure fare il geologo marino, andare sulle navi oceanografiche, oppure occuparci di problemi tecnici.
E per parlare delle rocce da un punto di vista geologico, possiamo cominciare ricordando che la Terra è un macrosistema non in equilibrio. E non lo è dall'inizio, lo è dai 4 e 6 miliardi della sua formazione iniziale. È un sistema non in equilibrio dominato dalle origini da trasferimenti ciclici di energia e di materia. Naturalmente, eruzioni vulcaniche e terremoti ne sono la prova più palese. Tutti, almeno nei paesi sismici come l'Italia, il Giappone, eccetera, sanno perfettamente cos'è un terremoto e da qualche anno tutti sanno cos'è un maremoto, anche se usano il termine tsunami, ma è la stessa cosa. Tutti sanno cos'è un'eruzione vulcanica, una bella fontana di lava dell'Etna, quella la televisione ce la fa vedere in ogni occasione. E naturalmente i terremoti, questi sono aspetti già molto più tragici della storia della Terra. Vediamo, perché è un'indicazione importante, come l'attività vulcanica e sismica non è distribuita random sulla Terra, ma si concentra lungo zone lineari. Questo è l'Oceano Pacifico, tanto per rendervi conto delle dimensioni dell'immagine. C'è una cosiddetta cintura circumpacifica, questa segnata in marroncino, dove ci sono tutte le principali fosse oceaniche, queste lineette verdi, e in questa zona c'è una attività vulcanica importante e la più forte attività sismica del mondo. Attività sismica che voi vedete in questa immagine, e dagliela, chiedo scusa, in cui i punti neri vi segnano gli epicentri dei terremoti. Voi vedete praticamente il Pacifico, qua vediamo i terremoti nella parte occidentale del Pacifico, Giappone, le Filippine, e da quest'altra parte i terremoti, questo è il Sud America, il Nord America, lungo la cosiddetta zona del Perù-Cile in particolare, dove c'è stato il terremoto della massima magnitudo registrato recentemente. Comunque tutte queste notizie le troverete sviluppate, io vi do solo dei cenni introduttivi, nella conferenza del professor Doglioni, che è qua alle nostre spalle, e in quella dei geofisici e dei vulcanologi. E allora procediamo, ricordando che mentre queste manifestazioni noi le registriamo quindi con il tempo del nostro orologio, che sia un orologio o sia una meridiana, è la stessa cosa, quindi vedete il riferimento alle altre conferenze, ci sono altre manifestazioni della dinamica terrestre che non sono percettibili con pari immediatezza. Sono manifestazioni la cui evoluzione è in genere così lenta da impedire la percezione diretta del fenomeno naturale. Si tratta di processi geotermici, cioè variazioni di temperatura, deformativi, parola nello slang geologico è tettonica, la tettonica è lo studio della struttura delle rocce e la deformazione delle rocce, litogenetici, la formazione di rocce, e metamorfici, la trasformazione di queste rocce in condizioni diverse di pressione e temperatura. L'abbiamo già ricordato parlando del marmo. Marmo è un calcare ricristallizzato. Il processo si chiama metamorfismo. La cinetica di questi processi è misurabile sia in migliaia di anni e in prevalenza, io proprio ho una manualità fenomenale, lo vedete subito, in migliaia di anni o in genere in milioni di anni. E questi processi le scienze geologiche possono studiarli e interpretarli in modo unitario. Questo è stato realizzato negli anni 60, mentre prima si studiavano bene i vari fenomeni, i terremoti, il vulcanesimo, le catene, senza però che ci fosse un razionale collegamento fra le varie spiegazioni. Ora, questa nuova teoria di tettonica globale, la tettonica delle placche, sorta nella seconda metà degli anni 60, ha avuto il compito, il risultato principale
di presentare un'interpretazione unitaria globale di tutti i processi della Terra. Poi ci sono stati degli sviluppi, naturalmente, di cui in particolare potete trovarli nella conferenza del professor Doglione. Di cosa parleremo di qui alla fine? Con riferimento alle Alpi e altre catene orogeniche, in particolare all'Himalaya, cercheremo di ripercorrere l'evoluzione di alcune rocce nello spazio, nel tempo e nella complessità della loro intima natura, svolgendo, come in un film, la bobina della loro memoria preservata negli aggregati mineralogici che le costituiscono. Un viaggio di circa 200 milioni di anni, partendo dalla configurazione attuale, cioè dalla fine del film, e andando a ritroso per 200 milioni di anni, che è un attimo della sua storia se pensiamo che la bobina racchiude un film di 4 miliardi e 600 anni. Un significato particolare, cioè delle rocce di tipo particolare, delle rocce che hanno giocato un ruolo fondamentale per lo sviluppo della nuova teoria globale. E non è un grande merito dei ricercatori degli anni 60 rispetto ai precedenti. Il merito è stato quello di interpretare dei dati nuovi che i vecchi ricercatori non avevano, dati che, vedremo fra poco, vennero dall'esplorazione sistematica dei fondi oceanici. Le rocce particolarmente significative sono le ofioliti, termine che ricorda rocce che hanno un colore simile alla pelle dei serpenti, alcune rocce dell'Appennino, è un complesso di rocce nate nel fondo dell'Oceano Mesozoico. Quindi sono rocce che si trovavano al fondo dell'Oceano Giurassico, ecco, meglio che Mesozoico, Giurassico, quei dinosauri lo sanno tutti cos'è, un bacino che è chiamato anche il bacino della Tetide, la Tetide mitologica. E queste rocce sono state o estratte dal fondo dell'oceano e trasportate sopra la catena appenninica, quindi hanno fatto un viaggio, le rocce compagne di viaggio, no? Hanno fatto un viaggio a livello superficiale, dal fondo dell'oceano alla catena dell'Appennino. Oppure altre rocce analoghe, prima di essere trasportate su una catena, in questo caso le Alpi, sono state trascinate negli abissi di una zona che noi chiamiamo di subduzione, subducere, portate sotto fino a profondità di 80-100 km, poi il fenomeno continua fino a 500-600 km, ma queste rocce si perdono definitivamente. Mentre queste rocce qui, una parte di esse, dopo essere state profondamente trasformate, perché a 100 km di profondità esiste una temperatura molto più alta che al fondo oceanico e una pressione molto elevata, pensate che aumenta più o meno di 1 kW ogni 3,3 km di approfondimento, di carico di rocce sovrastanti, quindi profondamente trasformate e infine riemerse, ritornate in superficie perché noi le vediamo, le studiamo. E qui io naturalmente ho potuto ricordare l'emblema della nostra carissima accademia, l'Araba Fenice, sino alla superficie. E dove li troviamo? Li troviamo interposte, pensate alle tegole di un tetto, e mamma mia, perdonatemi. Le troviamo appilate come le tegole di un tetto tra estesi frammenti di rocce dei continenti in collisione. Nel caso delle Alpi è l'Europa e l'Adria o l'Africa, insomma un promontorio dell'Africa, l'Himalaya e l'India e l'Asia. Il punto di partenza, che naturalmente si era sviluppato nella prima metà del secolo scorso in contrapposizione a concezioni orogeniche, l'orogenesi è il processo che genera una catena montuosa, che prevedevano essenzialmente movimenti verticali, non traslazioni
orizzontali. La teoria sviluppata in contrasto che prevedeva enormi traslazioni orizzontali, tutti conoscono Wegener, penso anche voi, se non l'avete ancora fatto al liceo l'avrete sentito alla scuola media probabilmente. E il fatto che il continente sudamericano e africano avessero delle linee di costa molto simili era già stato visto da Schneider Pellegrini a metà dell'Ottocento. E poi ai primi del Novecento Taylor prevedeva degli spostamenti di tutto l'emisfero settentrionale secondo le direzioni e per l'entità rappresentate da queste frecce, quindi movimento verso nord contrastato da blocchi rigidi, l'Africa e l'India, e dalla compressione di questo continente che si muoveva verso nord. Contro queste masse rigide si formava il sistema alpino-himalayano. Wegener sviluppò questo mosaico di continenti giustapposti lateralmente, dimostrandolo anche con le analogie delle faune, delle flore, dei giacimenti e delle rocce, attraverso, i limiti fra i continenti. Quindi, tolta l'oceano, si poteva vedere la continuazione. Ecco, la cosa importante da ricordare perché questo era il limite delle concezioni di allora, quando la geologia era una geologia delle terre emerse e il geologo era un land geologist, la geologia marina, anche se Darwin, e lo sapete, con la Beagle aveva fatto delle campagne oceanografiche, però ancora negli anni 30 la dorsale, cioè la catena montuosa che c'è al centro dell'Atlantico, che era nota, era interpretata come una catena orogenica, come le Alpi, come gli Appennini. Mentre ora noi sappiamo, lo vedremo tra poco, che è il frutto di attività magmatica, quindi diciamo che è una serie di catene vulcaniche. A questi tempi l'ignoranza sulla natura, la mancanza di dati, è meglio dire così, sulla natura delle rocce al fondo degli oceani, faceva pensare che il fondo degli oceani fosse costituito dalla stessa roccia continentale dei continenti sprofondata a notevole profondità. Il mito di Atlantide può in qualche modo rappresentare questa concezione. Quindi c'erano solo delle variazioni di spessore. Rocce emerse nei continenti, rocce sprofondate sotto gli oceani, ma la natura, grosso modo, era ipotizzata essere la stessa. Con la tettonica delle placche, e vedremo fra poco come ci si è arrivati, ci si arriva con le ricerche oceanografiche, con la tettonica delle placche è fondamentale ricordare che venne definito concetto di litosfera. Precedentemente la struttura interna della Terra, già nota con l'interpretazione della propagazione delle onde sismiche, le onde prime e le onde seconde, quelle prodotte dai terremoti, quindi sono ricerche a costo praticamente zero, cioè non bisogna produrre l'energia elastica per indagare l'interno della Terra, si era già visto che la Terra conteneva essenzialmente tre strati, la crosta, il mantello e il nucleo, separati da superfici anisotrope con fenomeni di riflessione o di rifrazione delle onde elastiche, delle onde sismiche, perché erano a contatto rocce con caratteristiche fisiche differenti. Ma nel dopoguerra si sviluppò un'interpretazione diversa e fondamentale, che è l'interpretazione del cosiddetto modello PREM, della struttura interna della Terra, penso fine anni 60, anche questo, è una visione reologica, cioè che valuta il comportamento meccanico della roccia in movimento in condizioni da rigide a viscoso-plastiche, e allora in questo caso vedete che non c'è più crosta, mantello e nucleo, ma c'è litosfera e poi astenosfera eccetera. Qui vediamo il dettaglio che è importante.
La litosfera è formata da una crosta, e vedremo tra breve, che è fortemente diversa dai continenti agli oceani, e da un mantello litosferico, che è detto anche LID, che è rigido. Quindi la litosfera è qualcosa di unitario, qui non c'è un piano di scorrimento, di movimento, ma se non in casi eccezionali, e il tutto scorre sulla stenosfera, che è questa parte di mantello che ha una composizione analoga, sono peridotiti, vedremo più avanti cosa sono i peridotiti. Peridotiti formano tutto il mantello terrestre. La differenza fra questa peridotite è che la prima è una roccia cristallina, la seconda è una roccia cristallina, ma che nell'aggregato ha un po' di fuso, ha un po' di fluido, che può essere un modesto 1-2%, quindi dovete pensare dei film che avvolgono i granuli cristallini, fino però a valori estremamente elevati, valori estremamente elevati che troviamo sotto le dorsali oceaniche, lo si vedrà fra poco. Quindi la nuova interpretazione aerologica della Terra prevede che la corona esterna è fatta da litosfera rigida, sopra una zona astenosferica, o chiamata anche canale a bassa velocità di cosa? Delle onde sismiche, perché lo vedete qua, c'è un rallentamento, siamo in questa posizione, no? Qui c'è il limite mantello-nucleo, in questa zona però c'è un rallentamento delle onde sismiche, per quello si vede, lo si sapeva dall'inizio che era così. Quindi astenosfera o canale a bassa velocità delle onde prime e seconde. E ora possiamo vedere quelle che sono i fondamenti della tettonica delle placche. Vi ho detto prima, lo ripeto, la tettonica delle placche, come vedere, vediamo Botticelli, è nata dal mare. È nata dal mare, è nata dalle esplorazioni di geologia marina e di geofisica marina, mentre in precedenza i geologi stavano in terraferma e basta, non avevano mezzi per indagare il mare. Quindi la scoperta innovativa è quella della litosfera oceanica, in particolare di una crosta oceanica che ha caratteristiche completamente diverse rispetto alla crosta continentale. Caratteristiche diverse di composizione, ma soprattutto di età. In particolare, fu possibile dimostrare che tutta la crosta oceanica era più giovane dei continenti vicini e che la crosta oceanica più vecchia aveva 190, diciamo 200 milioni di anni, giurassica, per tutti gli oceani attuali. La crosta oceanica va dalle manifestazioni attuali, attività vulcanica sottomarina, a 200 milioni di anni. Il che vuol dire che 200 an milioni di anni fa, e qui sì che possiamo tornare indietro a Wegener, 200 milioni di anni fa non c'erano gli oceani che vediamo oggi. C'era un megacontinente chiamato Pangea, che poi è stato smembrato e tra i vari continenti si è formata della nuova crosta. Quindi è un fenomeno di creazione, di neogenesi. Vediamo qualche dettaglio e qui vediamo la complessa operazione di perforazione, perforazione continua del fondo oceanico. Questi sono i campioni estratti, si chiamano carote e naturalmente il problema grosso di queste perforazioni con campionatura continua nei fondi oceanici è che queste carote sono lunghe 10, 6, 10, 20 metri al massimo. E quindi una volta che si è raggiunta una perforazione di questa lunghezza bisogna ritirare su tutto, estrarre la carota e rimettere giù tutto e rimboccare il buco. Ed è per questo che mettono un mega imbuto con dei sensori sia sull'imbuto sia sulla testa della sonda, eccola qui, per ricentrare il foro. Naturalmente è un'operazione tecnicamente difficile e costosa, e questo vi spiega perché
le perforazioni oceaniche, il cosiddetto Ocean Drilling Project, sia naturalmente fatto essenzialmente dalle nazioni che hanno avuto grossi investimenti. L'Italia ha partecipato con piccoli investimenti, però ha partecipato e ha creato una generazione di grandi specialisti, di grandi geologi marini. Cosa ci dice la geofisica e la geologia, la petrografia sulla costituzione della crosta oceanica? Allora, se voi tenete come riferimento, la vedremo ancora, questa figura, questa è la crosta continentale oceanica, noi guardiamo questo è il mantello lì, dal momento non ci interessa, questo è il limite crosta-mantello, la cosiddetta discontinuità di Moho, Morovicic, un grande geofisico, e la vedete con una brusca variazione, aumento della velocità sia delle onde prime che delle onde seconde. Qui vedete anche l'entità delle velocità, poi quando avrete le slide potete, se vi interessa, vedere i dettagli. Qui non è il caso entrare in questi dettagli. Quello però che è importante vedere è che in sostanza la crosta oceanica, lo si vede anche qui, è suddivisa in tre strati. La sismica ci fa vedere che gli strati sono tre, non è lo strato della roccia che vedete sul terreno, è uno strato geofisico. È una sequenza di rocce che hanno le stesse caratteristiche elastiche, che possono avere, qui vedete gli spessori da 0 a qualche centinaia di metri, il primo strato che può mancare in certe zone, il secondo strato che può essere 1-2 km e il terzo strato che può arrivare ai 4 km. In totale la crosta oceanica può avere uno spessore medio di 7 km, contro uno spessore della crosta continentale sui 30-35 km nei continenti, ma se andiamo nelle catene possiamo arrivare a 80 km. Sotto l'Himalaya la crosta continentale è spesso 80 km, sotto le Alpi 60, mentre se andate nei rift, nella Rift Valley est-africana, che conoscete perché si vede in televisione, la Rift Valley, dove ci sono i vulcani, dove c'è l'afar, le depressioni tettoniche, la crosta è assottigliata. Quindi abbiamo una crosta normale sui 30 km, una crosta ispessita nelle catene, una crosta assottigliata nei rift. Come facciamo a dare una composizione a questi tre strati messi in vista dalla geofisica? Lo facciamo con qualche carotaggio, passato anche con dei dragaggi, ma i carotaggi sono limitati praticamente al primo strato e a una parte del secondo. E si è visto che sono basalti. Vedremo poi cosa sono. L'interpretazione viene studiando le ofioliti, di cui abbiamo parlato all'inizio, ofioliti che in passato erano ben note dall'Ottocento, ma non si sapeva che erano esclusive di una crosta oceanica particolare. Si diceva sono delle intrusioni dentro la crosta continentale o delle colate sopra la crosta continentale. Naturalmente, con questi dati immediatamente si è detto: ma le ofioliti sono le rocce dei fondi oceanici attuali. Quindi, fondi oceanici attuali, fondi oceanici fossili trasportati dalla tettonica, dalla deformazione in terraferma dove noi possiamo studiarli. E l'Italia è ricca in Appennino e nelle Alpi. In Appennino ci sono le ofioliti uguali, simili a quelle dei fondi oceanici attuali, nelle Alpi ci sono le stesse trasformate dal metamorfismo perché le ha portate a notevole profondità. Vedremo fra poco delle immagini. E le vediamo qua. Cominciamo dal primo strato. Il primo strato, che abbiamo visto, uno spessore nullo dove ci sono le dorsali oceaniche, fino a qualche centinaio di metri, comincia, cioè alla base, con delle rocce praticamente formate di silice, tutta SiO2 con un po' di impurezze. Questi sono i diaspori classici associati alle ofiliti della Liguria con fossili. Quindi si sa che sono del Giurassico medio.
Sopra ci sono dei calcari e delle calcari con argille, anche in questo caso con fossili, sappiamo che sono del Cretacico. Quindi noi possiamo datare lo strato 1, il tetto dell'Ossolitico. Naturalmente, se sopra lo strato 2 di basalti abbiamo questi sedimenti, i basalti saranno un po' più vecchi. Se voi costruite il tetto di una casa, la parte della muratura che sta sotto è stata fatta un po' prima, poi ci mettete il tetto. Quindi lo strato 1 va sopra lo strato 2. Lo strato 2 è fatto da basalti. Naturalmente, forse l'avrete sentito nominare perché la maggior parte dei vulcani eruttano roccia basaltica. Il basalto è una roccia basica. Ha un contenuto in silice tra il 52 e il 45%. Voi direte: e quanto bel quarzo! Quarzo SiO2, no? E invece quarzo non ce n'è, perché la silice serve a formare i silicati. Sono rocce formate da minerali. Il professor Mottana poi ve ne conterà il dettaglio di tutte queste cose, penso. Quindi la silice serve a formare i silicati. Solo quando c'è della silice in eccesso, e noi parliamo allora di rocce acide. Allora, il quarzo che cristallizza per ultimo, perché ha un punto di cristallizzazione più basso, la silice può formare del quarzo. Quindi il basalto, diciamo che è una roccia basica, questo è contenuto in silice, femica, cioè ricca di minerali di ferro magnesio, ed è vulcanica. Questo è fondamentale. Perché il suo equivalente cristallizzato in profondità si chiama gabbro. Tra gabbro e basalto, da un punto di vista della composizione, non c'è niente se non ci sono delle alterazioni, ma sono processi secondari. Sono gli stessi materiali che però sono raffreddati al fondo dell'oceano o in superficie, quindi raffreddano rapidamente, oppure che sono intrusi in camere magmatiche a profondità, che possono anche essere di decine di chilometri, dove il raffreddamento è lentissimo. Qual è la differenza? Raffreddamento brusco ci forma del vetro. Ci sono dei cristalli cristallizzati nella camera magmatica, portati su, e poi quando raffredda il magma si trasforma in vetro. Mentre il gabbro che cristallizza lentamente è formato esclusivamente da cristalli di vario tipo, senza vetro. Non diciamo altro, vediamo solo alcune figure che sono più chiare. Dopo aver commentato questa interessante spiegazione dei cosiddetti black smoker, ma ci sono anche i white smoker, cioè sono delle sorgenti minerali, termominerali, queste di 380 gradi, ma ne hanno trovate di 450 gradi. Sono acque fortemente mineralizzate, sono dei circuiti di acqua marina che entra nella crosta lungo fratture, altera la crosta, estrae dei minerali, poi trova delle fratture ascendenti, sale e come questa soluzione ricca di metalli arriva a contatto con l'acqua oceanica di pochi gradi, naturalmente scarica tutto il contenuto in metalli, essenzialmente ferro e manganese. Se voi andate nelle ofioliti, nelle unità ofiolitiche dell'Appennino, ci sono dei giacimenti di ferro, rame ci si associa, e manganese che sono stati sfruttati con miniere nei secoli scorsi, sono state chiuse da tempo perché l'attività mineraria non è più possibile con scavi in galleria per minerali di basso costo, di basso valore. E questo spiega la presenza di queste mineralizzazioni. E vediamo con riferimento a questa figura, abbiamo visto i sedimenti, abbiamo visto i... non abbiamo visto. Ecco, io sono saltato avanti, ma perché va avanti? Ah. Io ho una nipotina bellissima che ha 9 anni e ogni tanto dice sua mamma il nonno è maldestro. Allora, questa è la crosta oceanica, lo strato 2 formato da basalti, ho perso un po' il filo parlando della... eccolo qua, basalti e rocce vulcaniche basiche, poveri in silice, qui sono la forchetta, ricchi in ferro magnesio, la composizione, questi sono i minerali, pirosseni, plagioclasio calcico, olivina e matrice vetrosa.
vediamo questa struttura cuscini che era enigmatica una volta, poi l'hanno fotografata, l'hanno filmata nei fondi degli oceani. Questa è l'immagine presa da un sommergibile, sono questi palloni di dimensioni da decimetriche a plurimetriche e si formano a partire dalla fronte di una colata sottomarina. Voi pensate a un tubetto di dentifricio, di dargli una schiacciatina e viene fuori un pezzetto di pasta. Poi si stacca quello cuscino, che è fatto di lava, ma che immediatamente viene avvolto da una crosta cristallina perché a contatto con l'acqua si raffredda. Notiamo una cosa interessante, che questi cuscini hanno spesso un peduncolo che è rivolto verso il basso. E quando un pezzo di crosta oceanica dal fondo oceanico giurassico va a finire in cima all'Appennino, oppure va a finire in Himalaya, oppure va a finire in Iran, ci sono molti posti con l'ofioliti, a volte è verticale, e allora voi potete stabilire dov'è il top e dov'è il bottom grazie al peduncolo, o a volte addirittura è rovesciata quando il peduncolo è verso l'alto. Naturalmente è un'informazione non da poco. Le rocce hanno quindi memoria anche della loro posizione, se sono in successione normale o se sono in successione rovesciata. E se sono rovesciate deve esserci qualcuno che le ha rovesciate, cioè un processo deformativo che noi chiamiamo un processo tettonico. Allora abbiamo visto i basalti, abbiamo già parlato dei gabbri. Tra i basalti e i gabbri, tra le lave a cuscini e i gabbri, esiste un complesso filoniano, qui vedete tanti filoni, quelli un po' più chiari, non sono altro che i camini di adduzione del magma che va a formare le colate sovrastanti. Non sono molto frequenti, forse il più bello di questi complessi filoniani è i Noman. Noman c'è una delle sequenze ofiolitiche più belle in assoluto. Questo è il gabbro di cui abbiamo parlato, grana grossa. La matrice bianca non è vetro, ma è il vecchio plagioclasio, un plagioclasio ricco in calcio, che spesso è alterato. I minerali scuri sono in genere piroseni e anfiboli. Quindi questa è la roccia intrusiva, cioè cristallizzata in profondità, oppure plutonica, questi sono tutti sinonimi, che ha la stessa composizione del basalto, che è la roccia vulcanica effusiva, che può essere subacquea oppure oceanica, come nel nostro caso, subacquea. Ora vediamo qui nello schema che sotto i gabbri, e la MOU si trova in questa posizione, si trova un complesso comunitico. Questo qua, scusa, un complesso comunitico. Cos'è questo complesso comunitico? Se voi, prima vediamo queste foto al microscopio di gabbri, di basalti con i suoi minerali su cui non occorre soffermarsi. Invece vediamo un complesso comunitico che fa parte della crosta. Qui vediamo la colonna stratigrafica e vediamo due discontinuità. La MOU, cioè la discontinuità MOU-ROW-VCIC, che separa la crosta dal mantello. E ce n'è una geofisica e una litologica. Perché da un punto di vista geofisico, questo complesso comunitico sovente tende a comportarsi come una roccia da mantello. Ed è formato da, vedete, strati di rocce chiare, intermedie e scure, che hanno una composizione che varia dalla nortosite, quella chiara, ricca in plagioclasio, al gabbro, l'abbiamo già parlato, la whirlite non è altro che una peridotite formata da piroseno monoclino e olivino. Andiamo nel mantello. Siamo sotto la discontinuità di Morovicic, siamo passati a rocce con velocità delle onde sismiche maggiore, con densità maggiore, e questi sono i litotipi principali. Vedete in questo diagramma ternario, avete olivina, ortopiroseno e clinopiroseno, poi il professor Mottana vi dirà
cose molto più serie di quelle che io brevemente vi accenno, soltanto per chiarire che il mantello è fatto tutto da queste rocce qua e abbiamo delle peridotiti che si chiamano lersoliti con due piroscedi, sono qua in mezzo, oppure delle peridotiti solo con l'ortopirosceno e sono qui, le asburgiti, oppure le whirliti, che sono quelle del complesso stratificato che abbiamo visto prima, che hanno invece olivina e clinopiroscene. E ora vediamo però qualcosa di interessante, lo riprenderemo fra breve, compare a volte un altro minerale, che è il granato oppure lo spinello. Cioè, i minerali fondamentali sono olivina e pirosene. Però granato e spinello ci danno l'indicazione sulla profondità in cui quella roccia cristallizza. Quando io ero studente mi raccontarono che la peridotite era una roccia magmatica. La whirlite dei complessi stratificati è una roccia magmatica e la stratificazione è dovuta alla cristallizzazione lenta, per cui i minerali che cristallizzano prima vanno al fondo in equilibrio ancora con un fluido residuale. Le peridotiti del mantello sono rocce metamorfiche, chiamate anche tettoniti, perché hanno una struttura che non è magmatica, ma è tettonometamorfica. Qui vediamo due immagini di peridotiti, vedete che è un ammasso cristallino perfetto con olivina e piroscene. Qui c'è un megacristallo di notevoli dimensioni in una matrice più fine, ma mi fermo qua. Per affrontare quello che è l'argomento decisivo che ha portato alla rivoluzione della nuova tettonica globale o della tettonica delle placche. Le scoperte decisive sono state il paleomagnetismo e l'età della crosta oceanica, età che vi ho già brevemente accennato. Ma paleomagnetismo, io penso che forse ve ne hanno parlato a fisica, del magnetismo, paleomagnetismo, sapete qualcosa o no? Il campo magnetico terrestre si inverte periodicamente in un campo magnetico detto normale, quello attuale, in parole banali col nord su e il sud giù, ma potrebbe essere il contrario, è un campo magnetico invertito quando c'è una rotazione di 180 gradi del polo magnetico. Ora, le rocce hanno non solo la memoria della loro composizione, del loro aggregato cristallino, hanno anche la memoria del campo magnetico che esisteva quando sono cristallizzate, al momento della loro nascita, a meno che durante la storia evolutiva non abbiano superato il punto di Curie, siano state scaldate in modo da perdere la memoria della magnetizzazione. Ma questo fortunatamente non è il caso della litosfera oceanica, perché a fondo dell'oceano non c'erano anomalie termiche particolari. E allora le analisi del campo magnetico residuo, il paleomagnetismo, cosa ha dimostrato? Che nelle dorsali oceaniche, cioè quelle catene montuose sommerse, che noi seguiamo per esempio al centro dell'Atlantico, da sud fino a nord, e che hanno una valle mediana con un sistema di fratture da cui erutta il magma basaltico, nella parte attuale del vulcanesimo, l'età, eccola qui, vedete, dove sale il magma, l'età è da oggi a 700.000 anni. 700.000 anni fa ci fu l'inversione del campo magnetico terrestre, in questo modo col bianco e col nero sono segnati campo magnetico normale e campo magnetico invertito. E queste inversioni sono datate. Sono datate perché sopra, vi ricordate, abbiamo i sedimenti del Layer 1 con i fossili, oppure i basalti che sono databili con sistemi isotopici. E il risultato rivoluzionario è che queste anomalie magnetiche hanno una distribuzione simmetrica sui due lati della dorsale. Sono replicati in modo uguale e, questa è la prima cosa, la seconda, l'età della crosta oceanica cresce progressivamente spostandoci dalla dorsale verso i margini continentali.
verso il margine, in questo caso potrebbe essere il sudamericano e l'africano. Qui vediamo un'altra rappresentazione, bianco e giallo invece di bianco e nero, la mia maledizione. Il processo viene chiamato di espansione dei fondi oceanici, ocean spreading. Qui abbiamo la risalita del magma e qui abbiamo la dorsale. Rispetto alla teoria di Wegener, Wegener ipotizzava i continenti come dei zatteroni, degli iceberg, che scivolavano su uno strato preesistente, di roccia basaltico peridotitica, non ben nota perché non avevano i dati della perforazione. La plate tectonics, invece ci dice che i due continenti si allontanano perché in mezzo si crea della nuova crosta oceanica. Qui abbiamo una mappa. Guardate un attimo la posizione dei continenti. Questa è l'Africa, questa è l'Europa, Sud America, Nord America. Gli oceani sono colorati con delle fasce che corrispondono a età. Questa fascia beige chiara è la zona attuale, prio quaternaria, e man mano ci spostiamo verso zone più vecchie. Qui vediamo nell'Atlantico centrale le fasce col Giurassico in celeste. Altrove c'è solo il Cretacico a contatto con i continenti. Cosa vuol dire? Che l'Atlantico meridionale si è aperto dopo alcune decine di milioni di anni dopo l'Atlantico settentrionale e che centrale, che l'Atlantico settentrionale dove c'è l'Islanda si è aperto ancora dopo. Le dorsali dove avviene la risalita di magma si chiamano dorsali medio-oceaniche o ridge e nel caso dell'Atlantico è una dorsale medio-atlantica, perché è situata al centro dell'Atlantico. Mentre in altri casi, se noi vediamo quella dell'Oceano Indiano, si chiama Casper Ridge, o quella del Pacifico, l'East Pacific Rise o la dorsale East Pacifica, voi vedete che non sono più al mezzo dell'oceano. Perché questo? Perché sono collegate. Sono associate a una placca che sta scendendo in subduzione sotto il continente vicino. Quindi il margine del continente è un margine che vedremo tra breve, è un margine convergente. Ora, se la litosfera oceanica si accresce alle dorsali, da qualche parte deve consumarsi, deve esserci il processo opposto, perché la Terra non si espande, non cresce di volume. E il processo opposto è il processo di subduzione, cioè la discesa di litosfera oceanica sotto una litosfera oceanica, in questo caso, o una litosfera continentale. Questo si chiama margine continentale convergente, margine oceano-oceano convergente, marcato da una fossa, da una trench. Sopra la placca abbiamo una placca superiore e una placca inferiore. Nei margini divergenti non abbiamo una struttura asimmetrica, come in questo caso, ma simmetrica. E qui vediamo qual è l'effetto di questo processo, cioè la discesa in profondità di litosfera oceanica fredda è come un frigorifero, in sostanza immerso in profondità. Fa deprimere le isoterme, cioè le linee di uguale temperatura che lontano dai margini hanno un andamento regolare e hanno valori in genere tra i 25 e i 30 gradi per chilometro, diminuiscono a valori sui 5-7 chilometri. Questa situazione crea le condizioni per un metamorfismo tipico di queste zone che viene chiamato metamorfismo di subduzione. Qui vediamo per riassumere i due tipi di margini, abbiamo i margini divergenti con la dorsale dislocata da alcune faglie laterali, si chiamano trasformi, e i margini convergenti. Convergente sotto continente, convergente sotto un altro oceano. Il reticolato delle dorsali, delle fosse
ci consente di delimitare le placche litosferiche. Questo è un mosaico delle placche litosferiche a livello di esercizio che poi evidentemente potete sviluppare, ricordando che le linee con le cappette vi indica un margine convergente. Le cappette sono rivolte verso la placca superiore, quindi qui vediamo la placca di Nazca che scende sotto il continente americano. Poi andiamo sull'Atlantico e cosa notiamo? Qui c'è la dorsale, vedete sempre al centro. Metà dell'Oceano Atlantico, la parte occidentale, fa parte della placca sudamericana. Quindi la placca sudamericana non è il continente sudamericano, è il continente sudamericano più la parte occidentale dell'Oceano Atlantico. Mentre la placca africana ha l'Oceano Atlantico orientale, il continente africano e poi una parte dell'Oceano Indiano. E qui vedete la placca oceanica grandissima, che ha la dorsale eccentrica perché la placca di Nazca, che in origine aveva le dimensioni della placca oceanica, pacifica, in parte si è già consumata in profondità. Le rocce ricordano, ho messo questo titolo perché le rocce non hanno emozioni. Però hanno la memoria. Hanno la memoria dei processi tettonici e soprattutto metamorfici che abbiamo ricordato. Le rocce sedimentari fossili sono formidabili indicatori dell'evolversi delle condizioni ambientali e della vita sulla Terra. La bellissima conferenza dell'Elisabetta Erba. Anche le rocce metamorfiche hanno ottima memoria. Ricordano viaggi spesso lunghi e tormentati, le deformazioni, dalla superficie terrestre a profondità anche abissali, per poi risorgere come l'araba fenice e offrirci la possibilità di studiarli. Il metamorfismo è la memoria di una o più fasi di trasformazione, perché ci sono anche le rocce polimetamorfiche, cioè quelle che hanno subito più fasi di trasformazione. Scusate. Dell'aggregato mineralogico in successione cronologica, perché possiamo datarle, indicative di processi geologici di vario tipo, avvenuti in specifiche condizioni di temperatura e pressione, la pressione è la profondità, questa è la pressione, questa è la temperatura, attività dei fluidi, processi che avvengono a secco più generalmente con attività dei fluidi, deformazione e più in generale dalle condizioni geodinamiche. La trasformazione può essere parziale o completa, per cui se partite da un granito potete avere un gneiss granitico che ha perso la memoria dei minerali granitici, ma fortunatamente in molti casi la trasformazione è parziale. Per cui nella roccia trovate dei minerali della storia originaria del granito e i minerali che in parte hanno trasformato. E quindi vediamo due tappe della storia evolutiva ricordate nell'aggregato roccioso. La composizione può essere costante oppure variabile se introduciamo nel sistema dei fluidi, che può essere acqua, banalmente, idratazione, oppure la cacciamo via, deidratazione, oppure anche elementi, cosiddetto metasomatismo. Sulle deformazioni occorrerebbe forse una conferenza specifica e quindi noi andiamo avanti. Io sono già in forte ritardo, mi chiedo scusa, andiamo verso la fine, rapidamente, vediamo alcune trasformazioni metamorfiche. Qui partiamo da graniti, abbiamo due graniti, siamo nel Monte Bianco, sono rocce isotrope sostanzialmente, senso molto lato, mentre trasportate in profondità acquisiscono una scistosità, cioè delle foliazioni, i minerali sono più o meno isorientati secondo piani di scistosità. O di movimento in modo variabile, debole o più o meno intenso. Passiamo da un granito a un granito metamorfico, ma ancora massiccio, si chiama metagranito, o degli gneiss granitici, con strutture occhiadine, cioè abbiamo i grandi cristalli ovoidali di feldspato potassico, oppure degli gneiss fortemente scistosi. Oltre alle rocce granitiche abbiamo altre rocce, cioè le rocce che derivano da sedimenti, per esempio dalle argille che abbiamo ricordato all'inizio quando si parlava dei mattoni. E
Come esempio, prendiamo una delle grandi tegole che formano la catena alpina, le falde di ricoprimento, la falda della Dent Blanche, in tetto a tutto di origine adriatica africana, in particolare il Cervino che trovate qui. Questo è un frammento di crosta continentale antica sopra il relitto dell'Oceano Mesozoico, le ofioliti, queste qua indicate in verde. Abbiamo rocce che hanno un'età da 500 a 300 milioni di anni sopra rocce che hanno un'età inferiore ai 200 milioni di anni, quindi sono in posizione anomala. E qui vediamo un granito debolmente metamorfico trasformato in una roccia fortemente schistosa laminata, quella che noi chiamiamo milonite. La composizione grosso modo è la stessa. Qui abbiamo un gneiss granitico in facce scisti verdi, lo troviamo circa qua. In questo diagramma, secondo dei gradienti normali, questo è il gradiente temperatura-pressione di alta temperatura normale e questo è quello di subduzione, cioè il gradiente freddo. Questo abbiamo un esempio del gradiente di alta temperatura, sono degli scisti derivanti da sedimenti arenaceo-argillosi, sono dei paragneis che hanno dei minerali indice che ci dicono che siamo a temperature dell'ordine di 700 gradi e a pressioni dell'ordine di 5-6 gradi. Qui vediamo i cristalli di biotite, granato, sillimanite, in qualche caso di dimensioni gigantesche. Quindi siamo qui. Ora però passiamo a vedere quelle che sono le rocce tipiche delle zone di subduzione. Siamo quindi lungo questa traiettoria, partendo quindi dal fondo dell'oceano, qui, e andiamo in profondità, nella zona di subduzione. Possiamo andare fino a un 50 km, questo è un gabbro, pensate ai gabbri ofiolitici, i bei minerali blu sono glaucofane, lo dice il nome blu, è un anfibolo sodico, c'è stata una variazione di composizione rispetto all'anfibolo precedente. Siamo su una cinquantina di chilometri di profondità, ma se troviamo questa roccia che è un'eclogite, che vediamo macroscopica, è una roccia formata da piroxeno sodico e granato in prevalenza, siamo già sui 70 km qua. Qui vediamo la stessa roccia al microscopio, granato, piroxeno e un po' di glaucofano. Ma in certi casi, fortunati, dentro il granato troviamo delle gocce di una fase della silice chiamata coesite. La coesite cristallizza a pressioni superiori, corrispondenti a profondità superiori agli 80 km. Quindi siamo oltre a questa figura, che è una figura vecchia, sarebbe più o meno questa zona. Quindi solo la zona di subduzione, con la modificazione dell'isoterme, lo sviluppo di un gradiente freddo, consente lo sviluppo delle rocce in face scisti blu, eclogitica o acoesite, che è la cosiddetta ultra alta pressione coesite e diamante, che sono la prova irrefutabile che quelle rocce derivano da una zona di subduzione, sono una zona di subduzione fossile. Se noi andiamo a vedere il mantello, abbiamo fenomeni LID che abbiamo ricordato all'inizio, abbiamo fenomeni analoghi con granato e spinello. Questo è un cristallo, questa è olivina della peridotite. Questo è un granato, abbiamo visto una peridotite a granato, questi cristalli neri sono una prima fase di spinello. C'era questo spinello, poi si è formato il granato che li ha inglobati e poi il granato si è alterato e ha prodotto questo feltro bruno, ma che è ancora di spinello, un abito diverso da questo, ma è sempre spinello. Ora, siccome la petrologia sperimentale, sempre che il collega Mottana probabilmente vi ricorderà, ha riprodotto in laboratorio le trasformazioni metamorfiche, dicendoci che la peridotite, qui c'è il diagramma, a un certo punto, mentre andiamo in profondità, è stabile lo spinello, a profondità maggiore è stabile il granato, cosa vuol dire? Che inizialmente la peridotite poteva essere, nella fase in cui cristallizzava lo spinello 1, essere a una cinquantina di chilometri, centinaio di chilometri, poi è andata più giù e si è cristallizzato il granato, poi è tornata sopra e si è sviluppato il secondo spinello. Quindi, in sostanza, ancora questi minerali sono la memoria di viaggi su e giù, in questo caso non orizzontali, di rocce.
come prima abbiamo visto il gabbro scisti blu e le ecrogite, sono rocce che in origine erano nel fondo oceanico, sono andate sotto e noi le troviamo in superficie perché le abbiamo campionate, fotografate e studiate. Quindi questo è lo scisti blu elecrogitico e qui abbiamo l'ultra alta pressione. Le rocce le datiamo, le sedimentarie con i fossili, le rocce eruttive metamorfiche i fossili non le hanno. Qualche roccia metamorfica, a volte se è un sedimento, può conservare dei fossili, ma è estremamente raro. E allora ci soccorre la geochimica isotopica, la geocronologia. Io vi ho fatto un esempio semplice, che è la datazione di una serie di zirconi, questi sono cristalli di zircone, estratti dalla roccia e datati con una macchina che si chiama SHRMT a Canberra, in Australia, di queste rocce, che è un gneiss granitico della Val d'Aosta, sono due gneiss granitici, e hanno dati tutti e due dell'età attorno a 450 milioni di anni. Quindi questo è uno zircone magmatico che ha sopravvissuto alla trasformazione metamorfica della roccia. Poi ci sono anche degli zirconi metamorfici che ci consentono di datare il metamorfismo. Ma in questo caso abbiamo potuto datare la storia, la genesi della roccia. Quindi questa è la conclusione di questo discorso. Una roccia che si trovava nella crosta continentale nella fase di rifting, di assottigliamento, con anomalia termica, abbiamo quelle rocce di alta temperatura sillimanite che abbiamo visto prima, l'orogenesi varisica, poi la crosta si assottiglia, arriviamo al fondo dell'oceano, ecco la subduzione, si può arrivare a una profondità scisti blu e poi la esumazione, ritorno in superficie, oppure andare a profondità maggiori, in condizioni della faccia ecrogitica e tornare su, o andare ancora più giù se abbiamo la coesite e il diamante. Quindi questa cos'è? È la testimonianza, è il ricordo, è il diario del viaggio di questa roccia o di più rocce a partire dalla loro genesi e finire al sito dove noi le troviamo. Alpi Himalaya sono l'esempio di margini convergenti collisionali. Mi consentite ancora 10 minuti o non ne potete più? Ho fatto male i conti, poi ho perso tempo per strada. Abbiamo visto i margini convergenti. Litosfera oceanica, sottolitosfera oceanica o sottolitosfera continentale. Questi sono margini collisionali continente contro continente. Significa che la subduzione di litosfera oceanica è proceduta fino a portare il continente che aveva sulle spalle a cozzare contro l'altro. Vediamo come. Con due esempi, Himalaya e Alpi. Everest K2, Monte Bianco. Qui è interessante vedere la sutura, cioè la cicatrice dell'oceano, l'oceano mesozoico è formato da queste rocce. Per chi conosce le Alpi occidentali, questo è il massiccio del Brighton, Cervinia, dove si va a sciare, questo è il Cervino che gli sta sopra, un pezzo di Africa, questo è il Monte Rosa che gli sta sotto, un pezzo di Europa. Cinematica della collisione continentale himalayana. Abbiamo tre placche in questo modello. Abbiamo la placca asiatica che è la placca superiore, quella che sta a guardare il processo di subduzione. Poi abbiamo la placca indiana e poi la placca antartica. Abbiamo due margini, il margine convergente e il margine divergente. Quindi qua si crea nuova crosta oceanica in modo simmetrico sull'Antartide e sulla Indiana. Osserviamo che il continente africano non è una placca, è soltanto la nocciola della cioccolata inglobata dentro una placca prevalentemente oceanica. Quindi non è che abbiamo un continente come unità indipendente che scivola da sud verso nord fino a cozzare e infilarsi sotto l'Eurasia. Abbiamo una placca
in cui la parte settentrionale oceanica scende sotto l'Himalaya producendo l'attività vulcanica e si accresce invece a sud sul margine divergente con l'Antartide. Tempo 1, tempo 2, la subduzione è proceduta, l'espansione è avanzata, vedete che il continente si è spostato. Il continente si è spostato un pochettino e tempo 3, la crescita della crosta oceanica alle spalle è aumentata ancora, il continente ha cozzato con l'Asia e si ha la catena Himalaya. Quindi abbiamo una espansione laterale, una crescita a sud, una consunzione per subduzione a nord. Per le Alpi, e qui vediamo un profilo litosferico che ci mostra la parte adriatica che sta sopra, eccola qui anche Cervino che abbiamo ricordato prima, la parte europea che è il celeste e questo seppia e il blu sono neofioriti, il resto dell'oceano. Qui vediamo Monte Bianco che è in questa posizione e qui vediamo Monte Rosa che è questo, MR, il Cervino che è questo, Matterhorn, neofioriti in mezzo che sono queste blu. Come abbiamo ricostruito questa immagine? Osservando in superficie una trentina di chilometri di spessore perché ci sono delle ondulazioni che ce lo permettono. E però utilizzando un'immagine prodotta da una prospezione sismica a riflessione che ci fa vedere praticamente una tomografia dell'interno della Terra fino, vedete, alla Moho, che è circa, eccola qua, a 50 km di profondità. La struttura attuale è la configurazione attuale, è l'inizio della storia che noi ricostruiamo a ritroso. 200 milioni di anni fa avevamo un bacino oceanico, la Tetide, un bacino ligure piemontese, qui c'era la parte adriatica o africana, qui la parte europea. Questa è una sezione, questa è una ricostruzione in pianta, troppo dettagliata per richiedere. E questo invece è l'evoluzione convergente. Siamo partiti da 200 milioni di anni fa, un po' meno, diciamo qua ormai siamo a 150, 140, 120 milioni di anni fa. Abbiamo una placca europea continentale oceanica in subduzione sotto la placca adriatica. Il processo procede, inizia nel Cretacico, nell'Eocene circa 50 milioni di anni fa abbiamo l'inizio della collisione, poi qui abbiamo una fase più avanzata della collisione, con i processi metamorfici che abbiamo visto prima, le rocce scisti blu eclogiti che ci sono formate qui, poi sono state riportate a livelli strutturali, seguendo le traiettorie che abbiamo già commentato. Per finire, nella fase terminale di questa storia, quando già la catena era una catena collisionale, una catena metamorfica, è avvenuto un evento magmatico molto importante. Qui vediamo la carta ancora delle Alpi con indicati in nero dei corpi plutonici, diciamo di tipo granitico, o meglio granitoide, in 10 le stelline filoni, che sono sempre i cammini di prodotti vulcanici che sono stati poi erosi, e poi 10B c'è poca roba qui di coperture vulcaniche preservate. Vediamo due immagini di queste vulcaniti dove c'è molto vetro che avvolge cristalli di piroseno e di plagioclasio noi possiamo vedere i graniti grazie al fatto che c'è stato un processo di sollevamento della catena con erosione. Per cui i vulcani che stavano in cima sono stati smantellati dall'erosione e rimangono i cammini, cioè i filoni. E i plutoni che erano nascosti in profondità, in parte sono erosi. La tettonica procede con un processo importante che vede
il coinvolgimento della parte frontale attuale della catena, che è la cosiddetta zona elvetica, Monte Bianco, la risalita dei cunei di basamento di granito, un granito che ha 290-300 milioni di anni, qui con le crocette, lo scollamento delle coperture, la compressione ha portato al distacco delle coperture sedimentarie, calcarei, argille, marne, che sono state spinte verso l'esterno a formare una pila di falde di ricoprimento, come quelle dell'Appennino in sostanza, cioè formate non da rocce metamorfiche ma da rocce sedimentarie. La storia è ancora attiva perché la catena non dorme, la catena si agita, è sismica. Fortunatamente per gli abitanti, tranne il Friuli purtroppo e una parte del Cuneese, la sismicità è utile per la scienza e per fortuna finora non ha provocato particolari danni. Ma naturalmente ci saranno i colleghi che vi parleranno di questo con la dovuta competenza. Io ho cercato, ho abusato della vostra pazienza, ma però mi sono divertito, anche perché probabilmente è l'ultima volta che farò una cosa del genere, e ho cercato di mostrarvi come la geologia studia le rocce, una catena montuosa e la sua storia. E questo tipo di studio è l'integrazione di varie discipline che partono dall'analisi del terreno, la cartografia geologica, le analisi delle immagini da satellite, GPS, strumento recente molto utile, lo studio della deformazione a piccola e grande scala, stratigrafia fondamentale per ricostruire l'età e gli ambienti delle rocce sedimentarie, petrografia e petrologia per le rocce metamorfiche, la geochimica e la vulcanologia per i magmi, la geocronologia per le datazioni, la geofisica e poi la geodinamica, che è un po' la materia illustrata in modo splendido nella conferenza del Carlo Doglione. Grazie e scusatemi ancora. Allora, qualche domanda per il professor Dattiaz, prego. Abbiamo parlato in questa conferenza di rocce, pietre, minerali terrestri, cioè, ritrovati sulla Terra. Però mi chiedevo se esistono, sono state ritrovate delle rocce extraterrestri, magari grazie ai ritrovamenti di meteoriti che hanno colpito la superficie terrestre. Le meteoriti sono i documenti di materiale proveniente da altri pianeti o dal cosmo e caduti sulla Terra. Poi ci sono tra i materiali delle rocce che sono probabilmente analoghe a quelle che sono attualmente in profondità, nel mantello profondo e nel nucleo solido, che noi non possiamo conoscere direttamente se non attraverso la sperimentazione. Io volevo chiedere, esistono, cioè è possibile che tutte le rocce abbiano una variante, tra virgolette, metamorfica? Le rocce metamorfiche hanno tutte caratteristiche diverse a seconda del metamorfismo che hanno subito. Le rocce sedimentarie attuali o quelle anche più antiche, che però non sono state sepolte a profondità tali da generare la loro ricristallizzazione, sono rocce non metamorfiche, come le rocce vulcaniche, qui che avete dagli Albani fino a tutta la zona campana sono vulcaniti senza tracce di metamorfismo. Quindi il metamorfismo è la traccia di una storia complessa e per fortuna decifrabile. E prima lei parlando del Machu Picchu ha detto che sono dei blocchi di granito sovrapposti e non legati da malta, perché appunto è una zona sismica. Allora, com'è possibile che avvenuto un terremoto questi blocchi, non essendo legati, riescano a non cadere? Se ricordate l'immagine, dovreste ricordare che si tratta di blocchi grossi, dal peso di quintali, ben squadrati, giustapposti regolarmente. La scossa sismica li fa saltare, ma non è che non è sufficiente l'energia a scompaginare o se lo è, pazienza. Però di fronte, sicuramente è avvenuto in certi casi quando il terremoto era di grande
intensità, con terremoti moderati si muove e rimane poi lì. Insomma, co così si pensa poi. Comunque la domanda era pertinente molto. L'immagine del Brighton che vi ho fatto vedere tra il Cervino e il Monte Rosa è 4.000 e rotti metri, è formato da peridotiti di mantello provenienti quindi da sotto la crosta, finite nell'oceano, idratate perché si sono trasformate in serpentiniti e portate a 4.000 metri. Quindi insomma di strada ne hanno fatto. Ecco, no, mentre pensate, dico una cosa, ci sono molti libri fatti molto bene e ci sono tante balle, scusate la parola, in rete. In rete c'è del buono ma anche del cattivo, quindi bisogna stare anche nelle geoscienze, bisogna stare attenti, insomma. Però voi quando studierete geoscienze sarete in grado di valutare e scegliere i materiali più utili. Allora, forse vorrei dire una cavolata, ma mi riallaccio a quello che avevo chiesto prima, un ragazzo su Meteoriti, che comunque delle pietre preziose sono state trovate in corrispondenza dei crateri dove teoricamente si è schiantato un meteorite. Perché? Quando si parla di cratere, si sente il Giorgino in Rai 1 che parla di cratere per il terremoto. Voi andate su qualsiasi vocabolario e vedete cosa è scritto. Crateri ci sono, cratere del vulcano, la bocca del vulcano, o i crateri di impatto di meteoriti, tipo quelli che sulla Luna si vedono Anche altri agli due. OSA, ma sulla Terra ce n'è qualcuno. Cascano, l'impatto è tale che ci sono e processi di fusione parziale della roccia e a volte, in genere viene polverizzato il meteorite, però a volte qualche pezzo è stato trovato. Però invece le signorine non chiedono dei diamanti. È vero. Dove si trovano i I diamanti? Te lo chiedo diamanti io. si trovano anche in superficie. Si trovano. Oltre i 100 chilometri, se c'è del carbonio, si forma un diamante. Quindi per E voi qualche volta 100 torna. chilometri è una superficie, sulla È una profondità, insomma, superficie. l'ascensore porta poi a giorno dei volumi grossi, perché un conto, io vi ho parlato sempre di oggetti grossi, cioè del treno, con i tanti vagoni che scende giù e torna su, non del passeggero che sarebbe il singolo minerale. Questo è il compito di altri, insomma. Potrete rivedere questa presentazione in rete sul sito dell'Accademia. Arrivederci.